E finisco. No, sono 39 minuti che risponde. No, glielo dico. Alla prima domanda. No, glielo dico. Oh, mi invitate qua a fare Pensavo di 1000 fare chilometri. l'intervistatore, invece No, faccio ma lo lo fate, lo psichiatra, facciamo. No, no? lo facciamo. Perché è Vabbè, io come se devo fosse dire delle sul cose. lettino. Io lo so, però io devo E dire noi delle la cose. ascoltiamo. Scherzo. No. Perché dovevo fare il paziente? Eh sì, lei sta facendo paziente, sul lettino la stiamo No. ascoltando. Eh beh, certo. Abbiamo invertito i ruoli, Eh però. beh, meno male. Ah, scusami, lei pensa che i pazienti abbiano così pochi psicoterapeuti? Sarebbe bello però per un No? paziente essere Sì, ma ascoltato da così questa platea, no? non mi fa. Io Vado ho avanti, un deve filo nella chiudere. testa, non ho delle cose da leggere. Infatti non mi ricordo più. Faccia la domanda. Quanti anni No, ha? faccia la. Quanti anni ha? 71. 71. Guarda bene. Ma le persone un po' Da una anziane, settimana, le persone un po' anziane non come tendono Marco Polo. a parlare da sole. Lì? Persone un po' anziane, ci sente, No, Le pochissimo. persone un po' anziane non tendono a parlare da sole ogni tanto. Io non sto parlando da solo. Scherzando. Mi dispiace per lei. Non sto parlando da Perché solo. lei ha Mi stanno scritto qua? ascoltando. Se non, se io parlassi una scorta di, eccola lì, è come si dice in Sono qua per termini, provocarla io. ma io sono un professionista. Non si preoccupi. Guardi, ho fatto 12 anni di porta a porta. Mi figuri lei, se adesso prendo paura. No, non sto parlando da solo, non sto scrivendo da solo, no, perché se no, torno a dire, sarebbe un'altra cosa. Ma se parlassi da solo, lei farebbe tutti questi chilometri? No, certo che Vuole no. venire con me? No, Allora, domani assolutamente. sono a Novara, poi torno a Roma, domani, eh? Poi vado a Orvieto, poi prendo un altro treno e vado vicino a Modena. Vuol venire? E poi deve parlare ogni Volentieri. volta però davanti a 300 persone, a 400 persone. Allora facciamo meno gli spiritosi. Buonasera, come sto? Prima un po' freddo, no, ma io lo dico davvero, a parte gli scherzi, perché c'è un po', no, facciamo anche perché è bello sentirsi vicini, perché come sta implica una comunicazione d'affetto. Che non mi pare presente nella nostra cultura quotidiana così dirompente. Cioè, mi sembra che io ho scritto quel capitolo ultimo perché è stata l'ultima cosa che ho potuto scrivere perché poi dovevo consegnare. E quella nasce da un incontro con una persona straordinaria, stupefacente, di cui avevo perso un po' le tracce. Che si chiama Raymond Depardon. Raymond Depardon è uno dei più grandi, più strepitosi fotografi al mondo. C'ha 86 anni, credo adesso. È nel gruppo, nel Gotha, nel Pantheon dei grandi fotografi, che è una cosa che si chiama Magnum, che è stata inventata da Cartier-Bresson. Quindi, insomma. Fra l'altro ne parlo perché qui ci sono dei bresciani, immagino, no? Credo. Beh, qui a 100 metri c'era un fotografo fantastico americano che aveva una galleria. Mi spiace che non vi ricordiate questa cosa. Era uno straordinario viaggiatore, uno straordinario fotografo e aveva una bellissima galleria. Se non ci siete andati, ormai è chiusa, quindi non so cosa farci. Però conservo una foto di questo tipo simpaticissimo. E quando la Fondazione Cartier mi invitò a Milano, la Triennale, perché avevano organizzato questa mostra con Raymond, io Raymond lo conobbi, come si dice, nel senso che ho cominciato a lavorare in un manicomio. Lei ha detto medico, sì, psichiatra, quindi manicomi all'epoca, manicomi nel senso dei manicomi.
E Franco Basaglia, che era il mio maestro, mi disse: arriva sto fotografo, che è il più grande che c'è, io non sapevo neanche chi fosse, cosa, e chiese anche perché un fotografo. E sai, quando sei giovane dici un sacco di cazzate. Quella era una domanda un po' stupida che io avevo fatto, e lui adesso: perché non dobbiamo vincere ma convincere. L'unica cosa per convincere sui diritti delle persone è far vedere come stanno le persone, come sono i manicomi, perché nessuno lo sapeva, neanche quelli, il tabacchino che stava a 100 metri dal manicomio sapeva cosa c'era dentro. Questo valeva per 120.000 persone, uomini e donne, nell'Italia in cui io ho cominciato a lavorare. Quindi era il mio periodo rock, che voleva dire capello tipo mia madre, non so, mia nonna andava sempre ai vespri la sera per sperare che migliorassi. Non credo che sia successo niente. Mia madre era laicamente disperata. Mio padre pensava ad altro, però c'avevo la moto inglese, perché all'epoca bisognava far così. Insomma, non era male la cosa, capisci? Cioè, pensa, uno strano che ero io, capello così, senza casco perché non c'erano i caschi, dietro il fotografo più grande del mondo con tutte le macchine che volavano in autostrada, da un manicomio all'altro, pazzesco. E chi se la scorda una cosa del genere? Perché poi andare con un grande fotografo vuol dire andare a cenare con nessuno, perché i fotografi non sanno parlare, guardano, non parlano, non sanno descrivere cosa hanno visto. Per quello che sono grandi. Quindi alla fine di questa bellissima serata c'era un'amabile signora. Voi sapete che la Triennale a Milano è molto chic, e quindi dopo ogni conferenza c'è il prosecchino vostro qua nella zona. E quindi la signora sarà fatta una certa, ha detto: beh, signore e signori, è stato meraviglioso questo incontro tra Paolo e Remo, tanto non ci sono domande, tac, e invece c'è. Non bisogna mai dire non ci sono domande. E si alza un tipo, che io ho capito subito che era un extraterrestre. Si vedeva, se c'hai un po' di sensibilità capisci che non è dei nostri. Secco, alto, alto, giovanissimo, felpa calata giù, rasta. Ho detto: con questo finiamo alla grande. Non so perché, ma ho questa sensazione qua. Questo si alza, si rivolge al grande maestro: posso chiedere una cosa? Questo dice: naturalmente, sono qua a porta. Ma lei come sta? Pazzesco. Ma quando mai avete sentito una domanda del genere? Non la fa più nessuno. È pericolosissima, perché metti che uno ti risponda. No? Quanto tempo c'hai? No, no, ridete. Chi ride è perché lo sa. Perché uno fa: come stai? E infatti la prossima volta dice WhatsApp. WhatsApp è perfetto, è anestetico. Capisci? Tu mandi un WhatsAppino da mononeuronico e dici: come va, amore mio? Tre di quelli lì che ballano, sei a posto. Non è che mi puoi dire: quella volta non mi hai neanche chiesto come sto. Tanto più di due righe su WhatsApp, inutile che ti dilunghi, giusto? Quindi abbastanza bene. E così andiamo al dunque. Mamma mia, che malinconia. Per me è un dolore. Però posso tornare ai sogni? Faccia pure. Momento. C'è qualcuno che sa chi è Bruce Springsteen? Molto bene, siete preparati. Bravi. Vi ricordate una canzone che non canto, perché ci mancherebbe altro che quello, ma che si chiama
Dream Baby Dream. No, bellissima. Allora, fate una cosa stasera, che tanto tornerete prima o poi a casa. YouTube, Dream Baby Dream, versione bianco e nero, credo che abbia forse 40 anni, per far capire. Stai attento, anche... perché qualcuno la farà subito, adesso la sentiremo, vedrà. Beh, mi fa piacere, è una delle poche cose che mi fanno piacere, se lo volete fare subito, perché è 4 strofe ripetuto. Beh, a parte che ripetute da lui non è proprio una cosa più semplice, ma c'è questa cosa semplice, bella, che lui dice a questa ragazza, no? Dice: sogna ragazza, sogna, io e te dobbiamo tenere la luce che brucia. Capisci? Allora, è una banalità? No. Dove sono i sogni? Quali sono i sogni? Comprarsi un altro paio di scarpe? Quali sono i sogni? Incontrarsi su TikTok? Una volta mia figlia mi ha detto: no, perché poi lei si esalta, no, c'hai un sacco di roba su TikTok. Io pensate che TikTok pensavo che fosse la cioccolata, invece quello era il Kit Kat. Però io, sai, c'ho un'età, mi ho detto: sarà una barretta, cosa dici te? E invece è una roba incredibile, dove ci sono persone che scrivono delle cose su TikTok, o meglio, siccome non hanno niente da fare e non hanno un'idea in croce, vanno a prendere le idee degli altri, che poi in questo caso sarebbero le mie, mettono un fondalino noir che si fa un po' esistenzialista, no? Mettono anche la musichetta da pirla dietro, e poi ci sono io che dico delle cose, e questo fa centinaia di migliaia di persone. Credo che siano arrivate dei milioni in alcuni casi. Ma io non sono contento, perché io, siccome non ho mai cercato un consenso in vita mia, non credo che questo sia un consenso di nulla, perché questo libro che lei gentilmente ha sfogliato, non credo che sia... Ha venduto moltissimo, ma credo che non l'abbia letto quasi nessuno. Perché ci sono, no, perché se l'avessero letto non l'avrebbero venduto. Cioè, c'è una sorta di controsenso. È agghiacciante questo libro. Non so se lei se ne è accorto. Sì, sì, me ne sono accorto. È terribile. Cioè, se vogliamo parlare, ieri ero in un posto molto blasonato di Palermo, una cosa pazzesca, e ho parlato di eredità. Mi rubi tutte le domande. Erano tutti però. Nobili uomini e nobili donne, e io ho detto che non ci vuole l'eredità. 3 donne sono sparite. La baronessa A, B, C. Perché dice: l'unica cosa che abbiamo fatto nella nostra vita è dare l'eredità e acchiapparne, averne acchiappata una prima. E io penso che la vita sia un po' più complicata che essere dei bancomat che diamo, ma perché diamo tutta sta roba? Io non capisco. Non è un capitolo contro l'eredità morale, ovviamente, l'eredità in quanto esempio, ovvio, siamo qui apposta, ma ci mancherebbe anche, ma non capisco perché il resto, se fosse capitato, scusate se lo dico, ma lo devo dire. Io vengo da una famiglia della medio-alta borghesia. Ho questo per dire che l'appartamento barra i appartamenti c'erano. E quindi è più difficile non darli. Perché sai, se uno non c'ha niente, è come quando ti dicevano: perché una volta si lasciavano le chiavi sulla toppa della porta. Per forza non c'era niente dentro. Perché dovevi chiudere? C'era, non so, una ringa affumicata da strusciarci la polenta dalle mie parti. Non era proprio un bottino imperdibile. Non lo so, appena hai messo una televisione sono entrati i ladri. Logico. E quindi
mano di chiave, forse anche di Juvel. Abbiamo capito che cos'era la Juvel. Allora, nel momento in cui hai, e tutti da un certo anno in avanti abbiamo avuto, chi più, chi meno, io conosco bene questa città, tanto, perché sono tantissimi anni che io vengo qua. Quindi so di cosa sto parlando. Ne ho parlato con gli imprenditori, con gli industriali, con tutti. E questo è un punto fermo, secondo me, perché se a me... 15 anni, 16 anni, 17 anni, mi avessero detto non ti preoccupare, via Carducci 26 e non è un indirizzo a caso, scala B e non è un indirizzo a caso, ci sono due appartamenti per te, io non sarei seduto qui. Semplice, chiaro, evidente. Perché? Ma perché avrei dovuto studiare, scusami? Perché avrei dovuto fare come uno scemo medicina, poi sociologia, boom boom, manicomio, e poi anche psichiatria dopo perché non avevo finito, e poi vai a lavorare di qua, di là. Perfino in India sono andato, 50 gradi. Ma chi me l'ha fatto fare? La passione. Io ero matto di passione, tuttora. Ma perché sono qua? Ero a Palermo 10 ore fa. Io se no è di età. Perché sono qua? Perché penso, mi illudo, non lo so, che qualcosa serva scrivere, che qualcosa serva inquietarsi, che qualcosa serva essere una spina irritativa in qualche modo. Io credo a questa cosa, perché se no, se un intellettuale deve fare il lavoro di pettinare la gente per il verso del pelo, ma che banalità. Ma certo che stai volentieri nel tuo studio pieno di libri, di altri, e basta. Io ho conosciuto, dico un nome che non è forse così noto, ma in realtà è stato il più grande psichiatra di tutti i tempi, che si chiamava Ronald D. per Douglas Laing. Questo signore scozzese di origine, bello come Alain Delon, di più, perché era pure, avete presente i bad boy? I bad boy, cioè quelli belli, dannati, che ti facevano proprio innamorare come una spugna e poi non ti telefonavano più. Quella roba là. Però dicevi, Madonna, non è solo bello, è un genio, è incredibile, a 28 anni ha scritto Divided Self, che è stato il libro più tradotto della storia dell'editoria mondiale, Penguin's Book, non la tipografia dietro l'angolo. Beh, io l'ho conosciuto bene, e mi ha affascinato come, non so... Fantastico, però era lui. Posso dirvi che cosa vuol dire era lui? Io sono stato, era già morto Basaglia, e purtroppo lo avevano a Basaglia, non a me, che io ero un ragazzotto di bottega. Però siccome era morto il maestro di bottega, hanno detto, beh, chiamate ragazzotto, è lì che hanno sbagliato. Perché io non ero certo Basaglia, ed era l'università di Leuven, di Lovagno, una delle più grandi università europee. Aula magna, e c'era, ci doveva essere Basaglia, lei è una cosa, come dire, non so, Mohamed Ali, eccetera. E invece c'ero io. E arriva lui, un po' anche un po' in ritardo. Era d'inverno, cappottone, barba da fare. Io ho capito che, ma, che Dio me la mandi buona, che Dio me la mandi. C'era pieno di ragazzi della mia età. Arriva, mi fa cenno di iniziare, diciamo, no, cominci lei. Apro il cappotto, credetemi, come se fosse ieri mattina, e tira fuori 7-8 bottigliette di Campari. Non so se
quelle a triangolo, quelli di De Pero. Ho detto, oh, che simpaticone. No? Mica verrà qua a berle, no? Dopo un secondo, oh Madonna, e mentre io parlavo scolava sto Campari, alla mattina alle 9 anche lui non ce l'ha fatta, e infatti biascicava, ha detto delle cose incomprensibili e la gente ululava, perché voleva lui, voleva la star, perché era la star, come dire Bruce Springsteen, Baby Dream. E anch'io pensavo che lui mi illuminasse, e invece era così. E io cercai di domare questa folla, e lui mi guardò e mi disse, non capiscono niente. Prende e va via. Dico, dove vai? Non mi lascerai mica con tutta sta gente, ma ammazzano, sono venuti per te, io vado via. E lo rincorro. Lui dice, cosa fai stasera? Un po' andato. Dico, cosa c'entra? Niente, cosa devo fare stasera a Lovagna? Niente. Vieni qua. E mi dà un bigliettino. Torno, cerco di passare la mattinata difficile, spiegando che la genialità è fragilità. Non è perfezione. La perfezione è orrenda, orribile. Nessuna donna bella era perfetta. Nessuna. Quelle perfette si sono dimenticate in 10 minuti. Quelle imperfette ce le ricordiamo ancora, tipo BB. Vado alle 9 in quel posto. Non potevo fare altro. Era troppo forte. E lo vedo al centro di una specie di boate, non so come chiamarla, c'era un po' di gente, ma neanche tanta. Io me lo ricordo minuto per minuto, uscì, ancora non si era fatta la barba, c'aveva un Dolce Vita nero, uno Spencer, non so come li chiamate voi, cose sotto giacca, di seta viola. Ho detto, wow, ragazzi, qui si va, vola alto. C'era un giovanotto scapigliato al piano e lui leggeva, the notes, sarebbero i nodi, andate, Mondadori pubblicato, Einaudi prima, Mondadori poi. Meraviglioso. Sono stato lì senza parole, senza neanche riuscire a bere un goccio d'acqua. Poi è andato via, sono corso dietro un'altra volta dicendo grazie per avermi invitato. E lui ha detto, e adesso tu sai chi sono. Capisci? Cioè, c'è bisogno di avere un momento di assoluta libertà, anche se questa libertà ti costa cara. La libertà della facile accademia è troppo buon mercato. Trovati qualche cosa di difficile su cui sperimentare quello che davvero sai fare. Ecco, la mia preoccupazione, quello che è poi alla fine il senso di quel libro, è che il sogno, l'unica cosa che per me è consistente di un sogno, è l'idea che ognuno di voi, questa sera, ora, possiate essere ciò che vi sentite di essere. È chiaro? Ciò che vi sentite, non che credete, sentite di essere, da tutti i punti di vista, politico, ideologico, sessuale, nel modo di essere, nel modo di vivere le relazioni, che ognuno sia davvero libero di questo. Non so se ci capiamo, è una rivoluzione. In questo mondo, oggi, i 4/5 non possono farlo.
quattro quinti di questo pianeta. C'è chi oggi è stato ucciso perché si è fatto, una ragazza si è fatta la coda di cavallo. Oggi in Iran, oggi con la complicità di tutti, compresa la nostra. Avete sentito qualcuno che ha levato una voce per quella ragazza? No, perché? Business. E poi come lo facciamo? Proprio adesso, con tutto il petrolio di cui abbiamo bisogno, vabbè, sta qua però, anche sta coda di cavallo, è un po' troppo, no? Anche voi, mettetevi qualcosa sopra, copritevi, moralmente soprattutto. Chiaro? Sentite di essere ciò che siete. Cambia il mondo. Cambia. O sbaglio? Ecco come mi sento. Io mi sento con un lighting fire, un fuoco che dà la luce, perché dobbiamo pensare di poter fare questa cosa, perché se facciamo le spallucce, se voi state pensando in questo momento, e c'è qualcuno in questa sala che lo sta pensando, quant'è banale questo? Io sono banale. Nella maniera più assoluta, ci mettiamo d'accordo sulla banalità e poi sul resto chiamerete un intellettuale più raffinato di me e vi godete l'anima, va bene? Ma intanto ci mettiamo d'accordo su questo, ci mettiamo d'accordo che la cosa fondamentale è educare i figli. E volete smettere di dare tutti questi soldi, di dare tutte queste libertà a 13 anni, a 12 anni? E guardate che lo so cosa succede in questa città. Non sono un cretino. Se volete ci andiamo assieme tra due ore, che è venerdì, a vedere dei ragazzi che camminano a quattro zampe. E chi gli dà i soldi? Voi? O no? O sbaglio? O lavorano come operai e poi vanno a ubriacarsi alle 10 di sera, fanno le 6 di mattina e alle 6 e un quarto vanno a lavorare. Ma va? Ma pensa un po', non ho mai sentito questa storia qua. E come mai? Ah, non lo so come mai. Allora smettetela di fare i pusher. Almeno questo. Smettetela. Non siete obbligati dalla Costituzione italiana. Li amate i vostri figli? Allora togliete. Cosa aggiungete? Aggiungete. Parliamo altro che di cibo. Sai perché? Perché il cibo è dare. Noi vogliamo dare, 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 dare. Ascoltare niente. Dare, dare. Io sento nei treni... cosa hai mangiato? Ma cosa cazzo te ne frego se hai mangiato quello? È sempre una domanda, dove vai? Vai. Se vai a Palermo ti dicono non hai mangiato, se vai a Bolzano ti dicono i knederli, e se vai a... Oh, ma non c'è altro, perché? Perché è l'unico modo per evitare il come stai. Evitare di chiedere a un ragazzo, una ragazza di 16-17 anni, come stai? Sei felice o no? Stai cercando una stella o no? Salvateli, questo è un paese che finisce così. Ma voi davvero pensate, quando mi avete invitato 20 anni fa, le aziende in questo paese e a Brescia, e lo sapete benissimo, quelle che erano in passaggio generazionale, moriva il 20-25%, adesso è il 30%. Va bene così? Siete convinti? Va bene avere promosso record mondiale il 100% dei ragazzi e delle ragazze alla maturità. Io, quando era il 98, non tanto tempo fa, io ero contento perché, sai, c'è il 2%, magari ti capita di incontrarli. Una ragazza dice, io sono stata bocciata. Ah, oh, finalmente. Dice, come hai fatto? Oh, perché è impossibile, no? È una roba, adesso è impossibile, 100%. Dice, non studi. Nel 98% capite bene che ci sono i ciucchi, i nullafacenti, giusto? Non prendiamoci in giro, dai, non è carino venerdì sera prendersi in giro. E allora perché? Perché così va bene. E poi? Dopo che hai preso un diploma gratis,
l'hanno regalato, ma facciamo un altro sforzo, scusami, facciamolo tutto online, giusto? Se vogliamo questo, andiamo fino in fondo, facciamo online, così non vai neanche a scuola, ti tieni il pigiamino fino a mezzogiorno, no? Fai click ogni tanto, se hai voglia, perché se non hai voglia, a giugno ti arriva una mail col diploma, no? I neuroni sono diventati pochi, meno di una zozzina, ma non è questo il nostro interesse? Non è allevare talenti, giusto? Anzi, è allevare mediocri, perché il 100% è la mediocrità, che è figlia della mediocrazia, che è quella che abbiamo. E dove sono i talenti, scusate? L'altro giorno c'era una signorina, non so il nome, se lo sapete, non porta anche, io non vorrei sentirla nominare, che facendo un, non so come si dice, una storia, perché la storia non è la storia del romanzo, no, la storia, no. Essa cammina in una via centrale di Milano, perché dove vuoi andare, amore mio? Da Bergamo è sconveniente, quindi bisogna andare al centro di Milano, dicendo che perché gli ultra 65 anni devono votare, anzi perché devono uscire di casa, lasciando spazio a lei, che ovviamente è il futuro. Perché lei fa, non so cosa, una volta ne ho conosciuta una, erano una a destra e una a sinistra, purtroppo io non mi faccio mai i fatti miei, ho chiesto a quella di sinistra, lei cosa fa nella vita, perché sai, dovendo aspettare per una trasmissione, ti capita, e lei mi dice, io sono un influencer, e io dico, scusi, cosa vuol dire? Ah, vuol dire che, beh, che formazione ha lei per fare l'influencer? O cosa c'entra? No, dico, infatti non c'entra niente, non c'entra niente. E avendo capito che oltre non si poteva andare, anche perché non c'era nulla oltre, mi sono rivolto a destra. E dice, mentre lei, signorina, cosa fa? Io sono una thinker. Wow! Cioè lei sarebbe una che pensa. Ah però, cioè, capite? No, cioè, capito, Picco della Mirandola è Caravaggio, ma perché avevamo entrambi una volta, ma io dico, prima di tutto a proposito di libertà, di sogni, ma come si permette un ragazzo barra ragazza, non c'entra niente, di alzarsi stamattina e di dirmi di che colore mi devo mettere le calze? Ma io dico, ma i fatti tuoi non ci... Ma perché mi devi influenzare? Ma come ti permetti di pensare che io sia influenzabile? Io non sono influenzabile, io sono come un berbere, sono un impermeabile, soprattutto a queste idee. Ma ti pare te? Io sono sempre, ho sempre pensato che la moda sia una cosa non interessante. E se invece è interessante, lo stile. Lo stile è libertà. È quello che tu scegli di essere. Il tuo stile. Vengo qui con delle scarpe rosa. Saranno fatti miei o sono fatti vostri? Non vi piacciono? Uscite, no? Scusate, ma guarda un po' che arriva una signorina da Milano, sempre da lì, perché bisogna aver paura, che ti dice, no? Che bisogna... Oggi va il, non so, il bluette. È una roba da schiavi. Cioè è un ritorno alla gleba. Cioè noi non siamo neanche liberi di usare le mutande che vogliamo noi. Poi qua, in questa zona qui, per carità, che poi arriva il signor Calzedonia che se la prende con me. Per carità, giusto. Che uno dica che bisogna mettersi solo quella mutanda là. Secondo me questo è un viaggio senza ritorno.
Però c'è una speranza. Proprio qualche ora fa, avete letto? Leggete. Informatevi e leggete. Questo pomeriggio, dopo 18 anni, Facebook è in negativo. Questo pomeriggio, dopo 18 anni, il suo amministratore delegato ha annunciato che non farà nessun più davanti e che manderà un bel po' di gente a casa. Capito? Understand? No, visto che bisogna cambiare tutto, oh, finalmente si cambia tutto anche te. Se si cambia tutto, state attenti, eh? Se non ci sono radici profonde, si fa la fine dei pini romani quando viene il vento, vanno giù. Perché? Perché hanno radici orizzontali. Attenzione a mettere il nostro chip, il nostro futuro, su una cosa così superficiale. Siamo noi che abbiamo pensato che questa fosse nuova lingua, nuova cultura. E quante volte che me l'hanno detto, ho scritto 7 anni fa, baciami senza rete, ma come ti permetti, sei vecchio, sei ottocentesco, non capisci in accidenti, no, brabum, brabum, brabum. Meno male che io non sono sui social, quindi entra di qua, esci di là, pensa se fossi sui social, già mi arrivano delle mail non simpatiche. Beh, ho ragione io. O pensate, e finisco. No, sono 39 che... minuti che risponde. No, glielo dico. Alla prima domanda. No, glielo dico. Oh, mi inventate qua. Pensavo di fare l'intervistatore, so. Invece faccio, no, lo psichiatra. No, lo faccio. Perché vabbè, è come se fosse sul lettino. Io lo so, però io devo dire. Noi l'ascoltiamo. Scherzo. No. Perché dovevo fare il paziente? Eh sì, lei sta facendo il paziente, sul lettino la stiamo ascoltando. Eh beh, certo. Abbiamo invertito i ruoli. Beh, meno male. Ecco. Scusami, lei pensa che i pazienti abbiano così pochi psicoterapeuti? Sarebbe bello, no? Però per un paziente essere ascoltato, sì, da questa platea, no? Non mi fa... Vado avanti. Io ho un filo chiudere nella testa, non ho delle cose da leggere. Infatti non mi ricordo più. Faccia la domanda. Quanti anni ha? Quanti anni ha? 71. 71? Mm-hmm. Guarda bene. Ma le persone un po' anziane... Da una settimana. Le persone un po' anziane non come tendono Marco a... Marco Polo. Le persone un po' anziane non tendono a parlare da sole. Eh? Le? Persone un po' anziane... Ci sente? No, pochissimo. Le persone un po' anziane... Non tendono a parlare da sole ogni tanto. Io non sto parlando da solo. Scherzando. Mi dispiace per lei. Non sto parlando da solo. Perché lei ha scritto? Mi stanno ascoltando. Se io parlassi una scorta di... Eccola lì, è come si dice in termini... Sono qua per provocarla io. Ma io sono un professionista. Non si preoccupi. Guardi, ho fatto 12 anni di porta a porta. Mi figuri lei, se adesso prendo paura. No, non sto parlando da solo, non sto scrivendo da solo, no, perché sennò, torno a dire, sarebbe un'altra cosa. Ma se parlassi da solo, lei farebbe tutti questi chilometri? No, certo che no. Vuole venire con me? No. Allora, domani sono a Novara. Poi torno a Roma, domani, poi vado a Orvieto, poi prendo un altro treno e vado vicino a Modena. Vuol venire? E poi deve parlare niente. Ogni volta però, davanti a 300 persone, a 400 persone. Allora, facciamo meno gli spiritosi. Questo è una grande fatica, proprio per quella roba lì, che ho 71 anni. Ma siccome non li sento... Ho 71 anni e le dirò anche di più, non parlo di prostata. Pensi lei come sono messo? No, infatti non c'è un capitolo. No, non c'è un capitolo sulla prostata, ma neanche sulla rotula. No, perché no, perché non che non esistano nel mio mondo, ma che chiaro che non sono qui per lamentarmi, professore, per dire che piove sempre. Mi spiega perché lei ha scritto che qualcuno l'ha accusata di scrivere per le lavandaie?
Perché è vero. Questo si chiamava Giovanni Gervis, è stato uno psicanalista molto influente. Io feci un'introduzione a un libro molto noto di Michel Foucault, lavoravo l'Einaudi, è un libro strepitoso di un ragazzo che all'inizio dell'Ottocento in Francia uccise la madre, le sorelle, sgozzò tutti, e io scrissi. Naturalmente, non avendo citato a piedi pagina cose imperdibili provenienti da chissà quale biblioteca di Bordeaux, io ero banale, perché gli intellettuali, una parte degli intellettuali, non te la perdona. Perché l'intellettuale deve essere un po' così, assolutamente non popolare, perché se no non sei un intellettuale, devi così avere un mondo molto criptico, scrivere cose molto elettive, sai, queste cose da così, da sagrestia. Io non sono così. Io penso che bisogna parlare alla gente. Io ho imparato qualcosa quando Franco Basaglia, e all'epoca non era facile, andò da Costanzo. Fu una rottura degli schemi. Ma sa cosa gli dissero a Basaglia? Gli stessi professori delle accademie che mai gli concessero una cattedra. Perché? Perché era troppo bravo per avere una cattedra. Era semplicemente troppo bravo, perché non faceva accademia. Mi disse, in un'osteria, perché lì ci frequentavamo molto, di notte, e io non so per quale motivo disse Basagliani, noi Basagliani, e lui disse mamma mia, ricordati, io non sono basagliano. Fantastico. Io Basaglia non sono basagliano. Chiaro? Molto chiaro. Vuol dire non fare copia e incolla. Hai una testa? Sì o no? Bene, usala. Non seguire me, non fare l'eco, non fare l'imitazione. Ma questo è un mondo che va solo con le cover. X Factor, questo è il mondo di X Factor. Prendi uno che ha una voce decente e gli fai cantare Mina. Ma che roba è? Ma che schifo è? Ma scusate, 1964, adesso mi dilungo così si arrabbia fino in fondo. Io no. 1964, Beatles, la prima serata a New York, non erano mai stati a New York, questa gliela lascio, c'hanno 10 canzoni, non 11, 10. C'era un pubblico molto più piccolo di questo, ragazzi e ragazze mai sentiti, ma una nota dei Beatles comincia a saltare. Funzionava così. Se tu chiedi quali sono una strofa dei Maneskin, ci vuole molto per ricordarla. I Beatles era così, era un'altra cosa. Scusate, ma era un'altra cosa. Finite le 10 cose, John dice, ragazzi, ragazze, mi spiace, abbiamo finito. Abbiamo finito. No, un'altra, non c'è. Però qua dietro c'è un ragazzo, uno dei vostri, un americano, si è presentato qua dietro in backstage. Non so, se volete viene lui e così cantiamo insieme. Wow! Tanto non capivo più niente. Bene, bravo, bene. Ragazze e ragazzi, Bob Dylan. Capito? Brutto come una cambiale. Ma era brutto tanto. Una chitarra enormemente più grande di lui. Una voce melodica terribile, gracchiante, oscena quasi, canzoncine così, ballate di 7 minuti e mezzo la più corta. Cosa ha cantato quella sera? Ciò che è stato letto mezzo secolo dopo, nella notte dei Nobel, quando gli conferirono quello di letteratura, odiato da tutti gli scrittori del mondo. Ovviamente, ma questo va a Sandier, ovvio, no? Perché c'è della gente che tutta la vita detesta. Non fa altro che detestare. Una volta erano i ricchi che odiavano,
e i poveri si ribellavano. Adesso c'è una differenza, si odiano tutti. È tutto così, anche quella signora che ha detto qualcosa della Meloni. Ma cosa c'entra il padre della Meloni? È odio. Io non sono, non ho votato, io non sono proprio, agnostico. Ma mi pare una cosa terrificante di una ragazza che ha un anno non ha più visto suo padre e quel signore intellettuale radical chic, no? la gauche ucaviale, come si chiamava una volta, no? orrenda moda, che dice ama suo padre morto, mai più visto. Ma cosa c'entra? Io non so, è odio. Ma qualcuno pensa che l'odio fa nascere qualcosa? Scusate, è napalm l'odio. Napalm. Ma neanche il napalm riesce a distruggere la gentilezza. Perché da qualche parte risorge. E c'è un capitolo. Sì, infatti, io non è che lo... Ma lei è sardo? No, non sono sardo, sono friulano di nascita, se vuole. Friulano di nascita e bresciano di adozione, perché lavoro qua da sempre. Devo dire, scusi, che i bresciani sono molto accoglienti. No, io ho sposato una sarda. Perché mi ha dato del sardo? No, ho sposato una sarda. No? Ha sposato una sarda. Se li detestassi forse non avrei fatto questo passo. Però c'è una cosa che detesta. So che io e lei abbiamo una cosa in comune. Tipo? Quando andiamo a dormire la sera, la sua signora sarda e la mia partner ci mettono sempre nella parte del letto vicino alla porta. No, quello lo scelgo io. Lo sceglie lei? Morisse il mondo, io devo stare vicino alla porta, non si sa mai. Come mai? Ma lei mi chiede, a parte che lei lo scelga, ma perché l'altra parte uno può pensare, sta lontano dalla porta? A me una spiegazione è stata data, ma ho paura che arrivi qualcheduno, se deve beccare qualcuno becca prima te e dopo arrivo io. No, è un senso di protezione. Forse bisognerebbe scegliere due letti separati a destra e a sinistra da una porta, per essere veramente giusti. Io penso a me, penso che non dormirei lontano da una porta. Ma questo l'ho imparato dai miei pazienti. Perché ho capito, avendo tre poltrone nel mio studio, che non ci si siede a caso in ognuna delle tre. E che ognuna è una categoria diversa, dopo tanti anni lo capisci. È molto interessante. Gli uomini sempre vicino alla porta. Gli uomini? Tutti. Non ce n'è uno che... perché nessuno si dona. Se qui c'è un uomo che non sta vicino alla porta, si deve fare una domanda. No, nel senso che dovendo scegliere, istintivamente sceglie, non in una stanza, in uno studio di uno psicoterapeuta. È una cosa diversa che una stanza. Certo. Non è una stanza da pranzo, una cucina. Sto parlando di un luogo dove dovresti aprirti. Perché sennò cosa ci viene a fare? C'era una che veniva a dormire, mi ricordo. Era magnifica perché sceglieva le ore proprio subito dopo pranzo e proprio con la bocca aperta, giuro. Io potrei scrivere delle cose magnifiche, anche molto... Sì, proprio con... Avevo inventato un modo che era... E quindi... E questa faceva un salto così sulla poltrona e diceva, sì, è vero, cosa non si sa, però se tu sei il compagno di una donna che vuole abortire, passi guai, non solo la donna, questo qualcuno lo chiama libertà, è tutto grazie alla rete, la rete è complice di delitti terrificanti, è contro la privacy la rete, totalmente. Perché se tu ti devi scrivere una cosa, scusate, voi tutti quanti, lasciate stare Cacciari, lasciamo stare Cacciari,
La libertà l'abbiamo persa nel momento in cui è nata la rete, perché se voi fate click, e io l'avrò fatto 20 volte oggi, sui cookies, che sarebbero biscottini avvelenati, voi fate click, accettati tutti, tutti, e tutti i vostri dati vanno via. Lo sa che lei, lo sa lei che da qualche anno io ricevo la pubblicità di una poltrona che sale le scale? Vabbè, no. È fantastico. Io giuro che non l'ho detto. Però c'è, cioè, il direttore dell'azienda, io aspetto i pannoloni. Penso che non ci mettano tanto. Sono perfetto, no? Incontinente, come lei ben vede, verbalmente incontinente, quando uno dice chissà la prostata, poretto, aiutiamolo. E quindi tu vai su Repubblica, bing, e devi fare scroll, perché la prima cosa che vedi è la poltrona che ti irrita anche, fra l'altro. Quindi dal punto di vista comunicativo lo sconsiglio all'azienda, perché io morirò paralizzato, ma io quella poltrona non la voglio, perché mi ha inquinato l'anima, cioè, ogni giorno trinc trinc. Vai a Parigi, ma non ci vai in realtà. Ma vuoi vedere un alberghetto carino? Non lo fate! Se esistono ancora delle agenzie fisiche, andate lì in segreto. Fatevi giurare che non lo diranno mai. Perché ti arriva il ristorante? O la pizza a Parigi, poi si fanno... Lo trovate libero? La libertà di cosa, scusate? Io so tutto di voi. In Cina arrivi all'aeroporto, c'è il riconoscimento facciale. Sì, anche all'inata. E se hai fatto qualcosina, tipo seconda fila, in parcheggio, non va benissimo. Putin, 12 anni... di galera, non è che gli altri scherzino, non è che, non a caso c'è una guerra, non credo che sia un caso, non è tra i buoni e i cattivi, e c'è una grande mediocrità. Io ho visto una volta Putin che parlava con uno schermo, sembrava il mio degli anni 90. Ho detto, ma pensa a te, una delle potenze mondiali c'ha uno schermo che sembrava una pentola. Ma vuol dire che non c'è avanzamento, non c'è innovazione. Ma voi avete un telefonino russo? L'avete mai visto? Non so se esista, ma sono indietro. Però magari hanno la bomba più tecnologica del mondo, perché siamo così intelligenti a mettere tutti i soldi, miliardi di miliardi di miliardi, tutto sulla distruzione e nessuno sull'innovazione. Questo come lo chiamate voi? Io lo chiamo idiozia. La guerra è una forma di idiozia profondissima. Infatti le fanno i vecchi per ammazzare i giovani. Le guerre da che mondo e mondo sono state fatte? Dai vecchi per uccidere i giovani. O no? O sbaglio? I costretti chi sono? I ventenni. E chi è che comanda? Il generale del 75. Non mi sbaglio, no? Però non c'è solo quella illibertà. La nostra non è una libertà. E non venitemi a dire che a Natale vi comprerete il visore 699 euro, Apple, Samsung, quello che volete voi, vi sedete su una poltrona, attaccate il visore alla spina, perché quello ci vuole, e poi vi mettete là e vi vedete un museo piuttosto che una bella sfilata di Gucci. Poi cosa volete vedere? Il fidanzato, l'amante? Poi cosa c'è? Fate anche un corso motivazionale. È bellissimo, tutti fermi. Vi consiglio di prendere una poltrona che abbia delle cose che vi fanno il massaggio alla schiena, perché dovendoci stare i prossimi anni, seduti, fermi, giusto? Le piaghe da decubito è una certezza. Questo è quello che vuole, no? Perché ridete?
Ma voi pensate davvero che la Apple abbia messo miliardi di miliardi in ricerca per fare una baggianata? O voi pensate che con tutti i soldi che hanno la più grande azienda al mondo, numero uno di fatturato, non abbiano fatto anche delle ricerche di mercato per cui sappiano che quella roba lì, il giorno che la metti fuori va via come il pane, anzi, meglio, oggi soprattutto. No, no. È terribile. È terribile. Pensate una vita in poltrona col visore. Questo lo chiamate futuro. Mamma mia, che coraggio che avete. Gran coraggio. E quindi si stava meglio quando si stava peggio? No, si starà meglio quando passi davanti a un negozio di tecnologie e dici chi se ne frega. Un ragazzo in liceo, perché i ragazzi dicono delle cose terrificanti, mi ha detto: ho lasciato la mia fidanzata. Mi spiace. Dice: no, no, sono contento. Dico: immagino. Perché, se posso chiedere? No, mica per lei. È che una fatica, sa. Dico: sai che è vero? È una fatica. Tipo, per esempio, andare al bar. Darsi un appuntamento al bar. E se piove? Dico: effettivamente, sai che c'hai ragione. Sta a casa. Fatti mandare una foto. No? Cosa vuoi toccare lì, che prendi le malattie? No? Guardi un pochino, poi basta, anche l'odore, adesso sta a vedere. No? Madonna mia, pensare che Casanova diceva l'erotismo è nell'attesa. Chi è futuro? Casanova o Mr. Cook? Amministratore delegato della Apple. Secondo me, Casanova, con tutto rispetto per Mr. Cook, da tanti soldi Mr. Cook, però Casanova ne sapeva una più del diavolo, delle donne. E anche di questa cosa dell'attrazione, ebbe lì l'attesa, vuol dire salire le scale. E come sarà? Come si sarà vestita? Aprirà la porta o la sbatterà? E che profumo avrà? Si fermi un attimo, sì, perché lei no, ma vada avanti su questo tema, perché qui c'è un capitolo che parla del sesso, no? Sì. E lei dice che la società che parla solo di sesso si trasforma in noia. Beh, sì, noioso. Oggi tutto. Io non avevo capito, mi ricordo anni fa c'erano le mutande, che poi sapevo che l'uomo che le indossava era un grande calciatore, perché si vedeva anche un po' di addominali, che erano, mi pare, 6x3 in una via importante di Milano. E io immaginavo questa roba, che uno va a lavorare e vede il pacco. E se lui dirà io, se lei dirà, e beh, e se né lui né lei dirà che robaccia. Ma perché? Perché questa ossessione così semplificata? Noi non siamo sesso, il sesso l'abbiamo confuso con i genitali, è una cosa un po' diversa. La sessualità sono 8 miliardi di persone, ognuno è diverso sessualmente, fatevene una ragione, è così. Perché ieri eravate cos'ha e la pensavate in un certo modo, oggi la pensate in un altro. Spero bene per voi, perché sennò vuol dire che non siete maturati. Nella maturazione si hanno aspettative diverse, perché quelle esperienze che sono sensuali, si chiamano così, ti hanno trasformato, ti hanno maturato per certi versi, e a volte non è necessariamente prevedibile l'esito. Perché? Io sono anche una donna, non lo so da molto tempo,
Non so, ho delle affinità diverse rispetto ad altri. Cosa vuol dire che non sono eterosessuale? Ma che domanda è? È una domanda che mi offende. Però se mi volete far contento andiamo in un negozio di stoffe. Se, non le voglio far perdere del tempo, ma io conosco un sacco di negozi di stoffe. Velluti, mohair, vogliamo parlarne? Tweed, pazzesco. Io lei, potrei passare delle cose. Certo che normalmente, dove normalità è stupidità, di stoffe ne parlano le donne più che gli uomini. Secondo me non è così. I colori, ma ci sono degli uomini che vanno in grigio da 50 anni. Poveracci, hanno la testa grigia. Io sono ipercolorato, senza seguire la Ferragni. Pensi lei che ardito, sono così, ma perché sono nato nei colori. Io sono nato, proprio nato fisicamente, dentro i colori, perché tre nonni su quattro erano artisti. Quindi li ho visti fare i colori, perché si facevano i colori, non si compravano, si facevano, con la chiara dell'uomo, tempera. Quando hai dei Don Chisciotte così, poi non ti puoi ridurre a poco, devi esaltarti, no? Devi, vede che mi sto esaltando, lei mi sta guardando con l'occhio, dire poverino, chissà quando smetterà. Però è un po' così, d'altra parte anche lei si è prestata, no? Sì. Io conosco persone straordinarie che sono venute fuori da ragazze, madri, sole, combattenti, sono venute fuori cose strepitose. Ho conosciuto persone che hanno riconosciuto un padre il giorno prima che morisse. La famiglia ce l'hai nella testa, cosa vuol dire? Io, a parte che poi me lo dice a me, io ho scritto un libro tanti anni fa che si chiama Sfamiglia, come Swatch. Quindi a me questa non era una domanda giusta, perché non penso che esista una famiglia. Qual è la famiglia? Mio nonno aveva 16 fratelli, tra fratelli e sorelle. Io ce n'ho una e sono più che a posto. Ma proprio ci siamo. Lo chiamiamo lo stesso famiglia, ma come si fa? Come si fa? Cos'è sta famiglia? Ma dov'è il quadretto sopra l'altare? Ma famiglia è quello che c'hai nella testa, sono i tuoi amori. Ma scusate, ma un amore inizia e finisce o no? Non lo dicevano i romani, perché morivano a 32 anni, adesso moriamo a 96. Vuol dire che c'hai tre amori, giusto? Statisticamente parlando. Quindi, quali tre famiglie? Come De Sica. Faceva, poveretto, due cene di Natale, due cene di... per quelle ufficiali. Ma chissà, nell'andare da una parte all'altra dava il bacetto alla terza. Ma perché dobbiamo classificare? No, lo vedo come una grande rigidità. Non so, io... sarà che mia madre è morta, che io ero giovane. Mi pare un'offesa questa cosa qua. Senza cuore. Mi spiace per la signora. Modigliani lo ricordava un'altra persona. Ha lavorato 3 anni con mio nonno. 1906, 1907, 1908. Poi lui è partito per Parigi e mio nonno è rimasto a Venezia, col cuore infranto. Quindi mi piace più ricordare quell'uomo pazzesco, Soutin, la sua grande modella, morta, troppo giovane, bellissima, e da quel giorno non disegni più gli occhi delle donne. Questo mi pare un po' più sensibile. Sa? A me piacciono le persone sensibili, so che magari non è di moda, però penso che le persone intelligenti siano sensibili, i mediocri siano insensibili.
che è scritto anche nel suo libro. Cosa pensa che è scritto anche nel suo libro questo? Per esempio, io non mi fiderei mai, ma non credo che siano queste le cose, di una persona che non ha mai pianto. Mai. Non affiderei un denaro, non farei affari, non farei un viaggio, non andrei a letto. Guardi, io ho vissuto bene, devo dirlo. Non mi guardi così. Ho vissuto bene, cosa devo dire? Avevo una ragazza, che dire intelligente e bella era dire poco. Era bellissima e intelligentissima. Francesca. E ho portato Francesca ad un concerto di Miles Davis alla Fenice. Io ho pianto praticamente tutto il concerto. Lei neanche un secondo. È finita lì. Che cosa te ne fai di una bellezza che non sia sensibile? È come una statua di Canova, non mi piace tanto. Non mi ha mai fatto sesso, so come dire, senso sesso, perché è troppo levigato, troppo perfetto. Mi piace qualche altra cosa, non quell'arte lì, un'arte che mi sconvolga, qualche cosa di, non so, erotico, che poi capisci che c'è un dolore immenso. Dietro la perfezione non c'è dolore. E questo mi rattrista, perché chi non sa cos'è il dolore, ma uno psicanalista cosa deve fare? Cioè, provi lei a pensare che arrivi una signora, mai sentita, mai, bellissima, dentro lo studio, che è una cosa che tu noti, perché non è che, no? Succede proprio tutti i giorni. Elegante, si siede, e ti chiedi cosa c'è venuto a fare quella baciata da... Dopo 2 minuti mi racconta di una bambina di 8 anni, sua figlia, in cui facendole il bagno sente un nodulino e dopo 3 mesi di dolore muore la bambina. Il marito si suicida e lei mi porta un block notice con le ultime parole che suo marito ha scritto per lei. E lì ho capito. Mi ha chiesto, per favore, lo tenga lei. Io non lo posso buttare via, né lo posso tenere in casa. Ho pensato che lei potesse tenerlo qui. Io e lei non ci vedremo mai più. E io le ho chiesto solo di chiedere, di spiegarmi perché qui. E lei mi ha detto perché lei conosce il dolore. Questo vuol dire empatia, rapporto con il dolore. Quel libro è nella mia scrivania. Morirò con quelle block notes nella scrivania. È il senso del mio lavoro. Mai più vista. Sempre immaginata, spessissimo. La sono immaginata invecchiata, meravigliosa, era anche divertente. Lei in questo libro tratta molti temi, ma non quello della morte. Che sensazione perché c'è ha da, lei della dappertutto. Morte? Perché se legge tra le righe c'è sempre sì, la certo, morte. Sì, certo, ovviamente citata. Ma io qual sono, è la sua sono sensazione? Nato con la morte. Sono nato con la morte perché in casa veniva la morte. Perché sei bambino e ti dicono che il nonno non sta bene, poi non è vero che non sta bene, è che è proprio morto. Poi io sono sempre stato uno che ha girato il mondo, quindi ho vissuto la morte da lontano. Quando è morta mia mamma era lontano, quando è morto mio papà era lontano, sono tutti morti, io stavo da sempre da qualche altra parte. E quindi ho sempre dovuto fare questa cosa del viaggio verso la morte, che non è triste, sa? Non è affatto, anzi mi sono sentito anche fortunato per certi versi, perché ho avuto persone che mi hanno lasciato
con cose fantastiche dentro. Bellissimo. Posso raccontare una cosa a proposito della morte? Tutto quello che vuole. No, non è vero. No, perché se vuole, siamo qua fino a mezzanotte. Alessandro Michele, sapete Alessandro Michele chi è? Alessandro Michele è il grande capo di Gucci. È un ragazzo che è venuto da una periferia di Roma. Lo dico perché, siccome tanti anni fa qui a Brescia, chiedendolo ai ragazzi di scuola media superiore, ho chiesto cos'è che è importante nella vita, mi hanno detto tre cose. Tipo soldi, raccomandazioni, fortuna. Una bugia stratosferica. È l'esatto opposto. L'opposto, non c'entra niente, ma sai, una, neanche per sbaglio. Bene, Alessandro Michele non è nato fortunato, poi è nato in una periferia. Non è nato fortunato perché è un ragazzo molto sensibile, molto a modo suo, diciamo così. Ed essere a modo proprio, a 15-16 anni, davanti a un bar di una periferia romana, non è che ti gridano urra urra, giusto? Ma forse ti offendono, ti dicono parolacce prevedibili, giusto? Bene. Però aveva un padre meraviglioso. Un uomo semplice, ma di grandissima creatività. E una volta fa una passeggiata, una delle tantissime che facevano in mezzo ai boschi. E vedono un grande tronco incenerito da un fulmine. Il padre si ferma, Alessandro, che era un bambino, e gli dice, vedi, questa è la vita. Più o meno è fatta così. C'è un grande albero, potente, meraviglioso. E poi succede che purtroppo arrivi una tempesta, all'improvviso una saetta, e lo incenerisce. Ma sbaglieresti a pensare che quell'albero muore in quel momento, perché in quello stesso istante partono mille schegge di quell'albero che faranno nascere altri alberi. E la cosa finisce lì. Passano molti anni. Alessandro è a Londra, ha già cominciato a essere molto bravo e molto noto. E arriva la telefonata. La telefonata che ho avuto io, che hanno avuto in tanti. Torna a casa. Papà non sta bene. Una bugia. Prendi il taxi, il primo che trovi, l'aereo, il primo che trovi, ti precipiti, sai che non devi andare a casa, sai che non devi andare neanche in ospedale. Vai diretto alla camera mortuaria e cacci via tutti e rimani con quell'uomo sotto un lenzuolo. Lo guardi e gli dici, senti un po', papà, ma se è vero quello che mi hai detto tanti anni fa, tu sei morto, stecchito, ti ha preso un fulmine, giusto? Però se non mi hai detto una bugia vuol dire che non sei proprio morto, che è partita una scheggia, giusto? L'ho presa io. Diventerò più creativo di te. Farò follie, ma ce la farò. Come avresti voluto? Questa è la morte, è un testimone che si passa, se c'hai qualcosa da passare, se no è un garage. Fine qua.